come il caso della nostra Simonetta. Ormai siamo a 29 anni dall'uccisione, un libro scritto a tre mani, come si suol dire, perché è stato scritto a tre mani per dire tre persone, quindi a sei mani, scritto da nostro Paolo Cochi, che tratta da anni giornalista, documentarista, che da anni tratta casi irrisolti. Da Paolo, dall'avvocato Paolo Loria, che non è questo l'unico caso, ma tanti altri casi, e dal nostro professor Francesco Bruno, che è il professore di tutti noi, anche il mio, perché è proprio così, è proprio il mio professore. Vorrei cominciare un po' con Paolo. Paolo, noi siamo di fronte a un libro dove ci porta a pensare quel periodo. In che periodo ci troviamo, Paolo? Allora, intanto buonasera. Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza. Il delitto di Via Poma, conosciuto a tutti appunto come delitto di Via Poma, uno dei primi femminicidi mediatici della storia del crimine e del giornalismo. Siamo nel periodo del 1990, quindi l'estate dei campionati di calcio in Italia, e l'estate è una situazione diciamo estiva, quindi il 7 agosto, dove Roma era vuota, non era come ora, e i primi di agosto del 90 la zona di Via Poma era assolutamente deserta e gli uffici stavano proprio chiudendo. Quindi ci troviamo in un territorio dove in quel momento, in quell'ora, non c'erano tante persone, quindi un territorio un po', diciamo, chiuso. Assolutamente sì, adesso è diverso sicuramente, però ecco, nell'indagine poi che ho sviluppato nel libro, in cui racconto la storia da un punto di vista giornalistico, siamo riusciti a definire un punto, che è quello che gli esercizi di ristorazione in quei giorni lì erano chiusi, quindi questo è poi un discorso che si lega anche all'orario della morte per il contenuto gastrico. Sì, infatti, erano chiuse e all'epoca dei fatti a Roma gli esercizi commerciali avevano durante il mese di agosto una chiusura a turnazione, non era come adesso. Se ben vi ricordate, tanti di voi magari se lo ricordano, c'era un solo alimentare, c'era il bar, ma era lontanissimo dal luogo, quindi c'erano anche delle direttive comunali che proprio il giornalista Paolo Cochi va a rivedere quali erano, e nel libro viene raccontato, quali erano gli esercizi aperti proprio per cominciare a studiare quel territorio dove è successo questo crimine. Ma chi è la protagonista, Paolo? Allora, Simonetta Cesaroni era una ragazza, una semplice ragazza, abitava nel quartiere di Cinecittà, in un quartiere periferico, ed era una ragazza molto comune, lavorava appunto la mattina come all'epoca c'erano i primi personal computer, no? Quindi faceva contabilità con inserimento dati, e due volte a settimana si recava in Via Poma, dove c'erano gli uffici dell'AIAG. Cos'era l'AIAG? Era un po' quello che è l'Erasmus ora, quindi come attività principale e unica da un punto di vista istituzionale. Poi vedremo che nel libro accenno un po' anche a attività collaterali, e era appunto un ufficio che era aperto solo di mattina, quindi il pomeriggio era chiuso. Paolo, dici era una ragazza comune, che cosa intendi dire?
dire, una ragazza comune, una figlia di tutti, poteva essere chiunque, era una ragazza serena, una ragazza un po' particolare, lei? No, non era una ragazza particolare, era una ragazza serena, sorridente, aveva 20 anni e questo è un caso anche che è rimasto molto nella memoria perché appunto era una ragazza normale e questo è qualcosa che può, un omicidio che può accadere a chiunque. Fuori dalle righe, fuori dalle righe, non era il comune omicidio fatto per un classico tipo di persone? No, non era un omicidio di genere, era assolutamente un omicidio di umano. Nel caso delle indagini, mano a mano, anni, 20 anni, 29 quasi, che cosa succede in via Poma? Come il territorio? Ne parla dell'argomento, Paolo? Sì, dunque, il territorio, non so quanti di voi lo conoscono, quel famoso palazzo tentacolare, no? di Via Poma, è appunto un edificio nato negli anni del post-fascismo, quindi è un edificio di più palazzine che collegate tra loro con almeno un paio di accessi. E quindi era già difficile all'epoca poter svolgere un'indagine accurata, anche se poi noi, io lo dettaglio bene attraverso i documenti, sì, ci fu un sopralluogo e un'indagine inizialmente, poi il professor Bruno ce lo racconterà meglio, estremamente, possiamo dirlo, superficiale. Quindi fu un po' quello che gli inquirenti all'inizio considerarono il delitto di Ferragosto, non immaginando che avrebbe poi suscitato un interesse mediatico fortissimo che a tutt'oggi dura. Chi erano i protagonisti del delitto visto nel libro? All'inizio inizi a parlare di chi? Dunque, nel corso degli anni si è parlato di varie piste, ci sono stati vari personaggi che hanno appunto inquisito, tra cui Raniero Busco, che abbiamo qui l'avvocato difensore. Prima ancora c'è stato il portiere Pietrino Vanacore, che fu il primo ad essere arrestato. Successivamente dell'architetto Valle, e nel corso degli anni si sono sviluppate tutta una serie di piste investigative che non hanno poi portato a un risultato. Il lavoro che ho fatto nel racconto è stato circoscrivere un pochino il raggio di indagine a quello che poteva essere il palazzo, quindi il palazzo di Via Poma, e in particolar modo all'ufficio dell'AIR, perché a mio avviso, a nostro avviso, non fu sufficientemente scavato in quell'ambito. Chi la portò a Simonetta proprio in Via Poma? Come arrivò in Via Poma Simonetta? Simonetta arrivò in Via Poma perché, appunto, come dicevo prima, lavorava alla Reni, che era una società con due commercialisti che curavano alcuni lavori di contabilità ed erano amici dell'avvocato Caracciolo, da poco deceduto, che era il presidente appunto dell'AIRG. E questo Caracciolo volle appunto la Cesaroni a lavorare nell'AIRG perché doveva sostituire il contabile che c'era, che si era licenziato. Quindi casualmente, mi pare nell'aprile del 90, se non erro, nel giugno, la Cesaroni inizia la sua collaborazione all'AIAG, che però stranamente nessuno riconosce, perché quasi tutti i componenti di quell'ufficio dicono infatti, quasi mai li aveva mai vista. Infatti, leggendo il libro, sembra quasi che Simonetta sia un fantasma. Nessuno la conosce, nessuno l'ha mai vista.
Anche Vanacore pensa che non l'aveva mai vista, vero? Esatto. Sì, di passaggio, molto di passaggio. Così. Non si soffermava mai nessuno a parlare di questa ragazza. E così, andando avanti nel percorso del nostro libro, poi parliamo anche del fidanzato di questa ragazza. Come si chiamava? Raniero Busco. Raniero Busco. All'inizio questo fidanzato, Paolo, è stato mai sentito o è stato protagonista come indagato? No, non è stato indagato, però è stato sentito la notte stessa in questura, viene appunto convocato, viene fatto un verbale estremamente sintetico, e questo non solo per lui, a dire la verità, anche per tutti gli altri componenti dell'ufficio, persone che avevano a che fare con il palazzo. Diciamo che i verbali di quell'agosto 90, di quella notte tra il 7 e l'8, furono piuttosto scarsi a livello di nozionistico, e qui sta un po' la difficoltà. Non so se per io gli inquirenti di allora li ho conosciuti, quindi mi hanno assicurato che fecero degli interrogatori piuttosto serrati, però nelle carte d'indagine non ritroviamo questo, ritroviamo un po' delle informative piuttosto scarse. Molti documenti sembra che non ci siano più, vero? No, i documenti ci sono alcune deposizioni, sembra che mancano. Durante leggendo il libro si vede che alcune deposizioni fatte, diciamo, dalle persone vicine, no, diciamo che sono state fatte un po' tardi, cioè alcuni giorni dopo, ad esempio del presidente dell'AIA, al quale fu riconsegnato l'ufficio appena 4 giorni dopo l'omicidio. Non ci fu una sostituzione della serratura, ad esempio, con una ragazza morta nell'ufficio e con altre ragazze e altre persone che lavoravano lì, stranamente non viene sostituita la serratura, ma viene ristrutturato l'ufficio. Sono piccoli elementi che io ho scovato tra le carte, che però messi insieme danno un significato piuttosto pregnante all'indagine. La famiglia di Simonetta era una famiglia come? Era una famiglia semplice, il papà era tranviere autista e la mamma era casalinga, poi c'è la sorella Paola che è stata coinvolta come una, appunto, che scoprì il corpo della ragazza, che io contattai quando feci il documentario. Questo libro, poi non l'ho detto, nasce da un documentario e poi successivamente è diventato un libro, però non hanno voluto partecipare a questo lavoro, a questo nostro lavoro. Perché Salvatore Volponi lo portarono a casa Cesaroni e non sul luogo del delitto, Paolo? Perché? Questa è una bella domanda. Salvatore Volponi era uno dei datori di lavoro della REI, quindi non dell'AIAC. Nei giorni successivi al delitto fu condotto dalla polizia a casa, almeno da quello che c'è dai verbali, e dicono, al processo diranno, che fu condotto a casa della Cesaroni perché volevano vedere la sua reazione emotiva. Non fu così? No, non fu così perché innanzitutto non fu condotto sul luogo del delitto. Questo cosa che va sottolineata e che invece normalmente si fa, ma è andato a casa della Cesaroni per riprendersi un libro di testo che la Simonetta aveva portato a casa, e un assegno di cui non se ne conosce bene la natura. Ma si perde per strada di questa scena, di questo crimine, si perde una cartellina. Cosa c'era in quella cartellina che aveva la Simonetta in mano nel momento in cui la sorella la porta alla metropolitana e poi non si trova più? Che cosa c'era secondo te, Paolo? E cosa c'era non sappiamo, perché non è stata rinvenuta, sono stati rinvenuti
gli oggetti, no, lo dico per il pubblico, sono stati rinvenuti gli oggetti della ragazza, quindi la borsa, il famoso ombrellino rosa, e furono rubati dei gioielli che la ragazza indossava, stranamente. Perché Paolo? La ragazza era vestita diversamente quel giorno, vero? Quel giorno era vestita in maniera abbastanza carina, professionale, con delle, come evidenzio nel libro, con delle catenine d'oro e degli orecchini d'oro addosso, dei braccialetti, per un valore di quasi un milione di lire, quindi 800.000 lire, una cosa del genere. Ma lei non andava mai al lavoro vestita in quel modo? Credo di no, non abbiamo riscontro, però vestirsi così il 7 agosto all'epoca per andare in un ufficio vuoto è abbastanza inusuale, quindi io ho presunto che aveva un appuntamento con qualcuno e ho anche ipotizzato che questa cartellina potesse essere un curriculum della ragazza che doveva dare a qualcuno per o continuare il lavoro in quella struttura o in altre. È molto bello come ha descritto il luogo, la scena, il territorio e tutte le persone che si aggirano intorno a Simonetta. Poi entra in scena nel libro Paolo, grazie Paolo, entra in scena nel libro Paolo Larria. Cosa succede? Avvocato, qual è, come mai viene dopo tanti anni ripreso il ragazzo della Simonetta in questa vicenda? Che cosa succede? Ma succede qualcosa di particolare. Tutti si erano dimenticati degli indumenti e dei residui di Simonetta e una volta l'avvocato Molinari, che difendeva la famiglia, così incontrando il professor Carella Prada, che è il medico legale che ha praticato il primo intervento e successivamente l'autopsia, dice: ma sono spariti quegli indumenti? Dice: no, gli indumenti sono qui a medicina legale. Gli indumenti di Simonetta consistevano in un corpetto di reggiseno e un paio di calzini, che erano stati poi conservati in una maniera piuttosto precaria, diciamo, in un armadio di medicina legale. In buono stato? In buono stato sicuramente, perché così ci hanno raccontato, perché noi non li abbiamo visti, sicuramente, però non erano sigillati, erano uno sopra l'altro, di conseguenza ci può essere stata contaminazione, passaggio da un indumento all'altro, uno sopra l'altro, e sicuramente forse non sono stati essiccati a sufficienza. Erano in una busta di plastica chiusa in una busta di carta senza sigilli, totalmente aperta, e questo è successo per 14 anni. Allora, le tecniche del 2004-2005 consentivano esami diversi, perché nel 90 il DNA ancora non c'era, stavamo ai primordi del DNA. Nel 2004 il DNA, diciamo, la ricerca del DNA era abbastanza sviluppata, piuttosto avanti, e si poteva pensare, esaminando gli indumenti, di arrivare al DNA di qualche persona che forse poteva essere considerata responsabile dell'omicidio. Problema: viene svolta l'analisi su questi indumenti e si trovano tre tracce di DNA riconducibili al Busco, anzi sicuramente del Busco, anche la difesa non ha eccepito nulla, erano sicuramente del Busco. E qui si accendono i fari. Si accendono i fari con il ragazzo che dopo tanti anni si era fatto una vita a quest'uomo. Certo, dopo tanti anni era sposato, erano due bambini, erano due gemelli, allora erano molto piccoli, adesso sono quasi adulti, penso che siano vicini alla maggiore età. Comunque aveva una sua vita, diciamo, una sua vita regolare, normale, aveva dimenticato questa tragedia che gli era capitata sulle spalle, perché non deve essere facile per un ragazzo di 22 anni vedersi la fidanzata uccisa in quel modo. Uccisa, dire barbaro è poco. Uccisa in quel modo, vogliamo spiegare, avvocato Maria, come è stata uccisa, quante coltellate e in quali punti del corpo? Dunque, questo è abbastanza interessante, forse
il professor Bruno ce lo potrà spiegare meglio perché è più addentro di me su questa materia. È abbastanza curioso, la cicuretta è stata attinta dal 29 coltellate. Negli occhi, nel viso, sul corpo. A pagina 29 del libro voi vi trovate che Paolo così strettamente disegna questo corpo con le varie puntature della lama contundente dove l'hanno, a pagina 29 se volete vederla. Oddio scusa, quello è il disegno, non so che è la brava. Sì, forse però che Paolo era più bravo come pittore che come medico legale sicuramente. È stata anche molto sfortunata all'epoca dei fatti, perché tante cose non sono state fatte nell'indagine né nel momento del sopralluogo. Perché che cosa succede quando sono arrivate tutte le persone, Paolo? Ma succede, Paolo io. Paolo, facciamo parlare Paolo su questa domanda che è importante. Quando arrivano gli inquirenti sul luogo, che cosa succede? Dunque, innanzitutto non c'è, come all'epoca usualmente avveniva, specialmente poi nei delitti estivi, non c'è una preservazione della scena del crimine, quindi c'è un via vai di persone, una contaminazione. Vengono effettuati rilievi fotografici, tra l'altro 37 scatti che omettono la stanza dove lavorava la ragazza, e questo è un dato che la dice lunga un po' su come sono stati condotti. E Non vengono prese in maniera meticolosa impronte digitali, se non una. E il medico legale si limita a una valutazione sommaria della morte della ragazza, perché sai che è importante l'orario, no? Si dimentica anche il termometro, mi sbaglio. Sì, si dimentica uno dei parametri fondamentali che è la temperatura, no? Temperatura. E questo fu un grosso problema poi in seguito anche nel processo a Busco. E quindi un'analisi della scena del crimine è condotta in maniera estremamente blanda, e soprattutto una scena del crimine riconsegnata appena 3-4 giorni dopo, e quindi non c'è stata la possibilità di fare ulteriori valutazioni. Cioè quell'immobile, quell'appartamento, dopo 4 giorni quasi dall'omicidio viene riconsegnato al proprietario che lo ridà in locazione. Quindi non c'è più il tempo, perché viene ripulito, viene tinteggiato, vengono spostati i mobili, non c'è più nulla della scena del crimine. Anni e anni dopo, cosa si scopre anni e anni dopo? Che sull'ascensore trovano una macchina. No, la macchina d'ascensore viene scoperta qualche giorno dopo, addirittura dalla portiera. Dalla portiera. Ecco, ma era riconducibile alla vittima. E di tracce ematiche, cioè di sangue, interessanti le troviamo sulla porta della stanza dove viene uccisa la ragazza, che era poi la stanza del direttore, stranamente. Come si chiamava questo direttore? Il direttore era Carboni, però lui era fuori Roma. E appunto abbiamo delle tracce interessanti di sangue misto tra quello della vittima e quello del molto probabilmente assassino. Certo. Passiamo all'avvocato e al momento del processo di Raniero. Abbiamo tre eventi particolari in queste poche pagine. Quali sono? Eventi particolari in che senso? Delle indagini, degli indizi. Ah, parliamo di indizi. Allora, il primo indizio è diciamo, questa traccia, queste tre tracce di DNA trovate, di cui non si conosce la natura. Non si conosce la natura, non si sa se possono essere saliva, sudore, lacrime, sebo, comunque altre cose. E vengono attribuite chissà perché alla saliva, quando il test della bilasi era negativo. Ma è anche vero che il test della bilasi si fa dell'immediatezza del rilascio della,
diciamo, della traccia a distanza di 17 anni chiaramente sarebbe risultato negativo. E qui comincia il primo sillogismo abbastanza buffo. Buffo perché? Perché se guardiamo di nuovo quella fotografia, quel disegno del professor Carella, sì, noi vediamo che c'è intorno al capezzolo di Simonetta, c'è una leggera ferita. Proprio su questo lato del seno e Carella, c'è un tipo, una V viene disegnata, che sembra che sia un morso. Allora, il Carella praticamente fa un appunto, mette un punto interrogativo e dice morso, punto interrogativo, hai la degli ossessivi dubbi. Il sillogismo dove nasce? Il sillogismo nasce veramente dell'eccellentissimo generale Garofalo. Siccome questo è un morso, allora è saliva. E questo è il primo indizio, vabbè, scientifico, dato da questo, da questi padri eterni di questi papi che sanno fare tutto e fanno tutto alla perfezione. Detto questo, poi il sillogismo si capovolge, perché dato per scontato che lì si trattava di saliva, allora conclude il pubblico ministero se questa saliva vuole il morso e procede al secondo indizio a fare la famosa perizia sulla dentatura del fusco. E questi sono i primi indizi che cambiano. Indizi assolutamente insignificanti, primo perché gli strumenti ottenuti erano stati conservati in maniera sicuramente pessima, per cui ci potrebbe essere anche un trasporto di materiale da un indumento all'altro, per cui la traccia di presunta saliva trovata sul reggiseno esattamente all'altezza del capezzolo potrebbe essere stata magari lasciata sul corpetto. E viceversa. Siccome il colpetto la vittima gliel'hanno trovato sopra, come quasi per appoggiato, come per coprire il seno. E la cosa buffa è questa, che il colpetto è stato appoggiato quando il sangue si era già essiccato. Quindi la vittima, perché il colpetto era assolutamente pulito. Di conseguenza è stato almeno tre quarti d'ora dopo l'omicidio. Ok, quindi la vittima era già da un po' che era morta, perché la circolazione era finita, cioè non andava oltre, non ha macchiato il colpetto è rimasto pulito. Poi che succede a questo morso particolare? Che cosa hanno fatto? Andiamo avanti così. Oltretutto parliamo sempre delle tracce di DNA. Non c'è neanche la certezza di dove sono state trovate, perché loro prima procedono ad un esame in RIS, dico loro, parlo del RIS, prima procedono ad un esame generale e fanno, diciamo, rilevano alcune tracce e danno una certa numerazione. Poi ripropongono le stesse tracce con una numerazione completamente diversa. Per cui la traccia del DNA, la prima traccia del DNA, una volta risulta come numero 1 sul reggiseno, un'altra volta il numero 1 invece non è sul reggiseno, ma è sul corpetto. Hanno fatto una confusione, devo dire, terribile, per cui non c'è nessuna sicurezza, nessuna certezza che quelle tracce fossero state rinvenute lì dove sono state, diciamo, indicate. Sono indicate lì, ma forse non è detto che siano là. E questo è il primo discorso. Poi torniamo all'inversione del sillogismo. Allora, se questa saliva, deve essere necessariamente un morso. È il morso che Carella ha sempre negato di aver accertato, dice, per me era un'ipotesi, poteva essere tranquillamente una strizzata data col pollice e l'indice, magari la ferita e un'abrasione dovuta ad un'unghiata. Questa è un'ipotesi, ma non ha mai detto con certezza che si trattasse di un morso. Parliamo del sillogismo, che saliva di conseguenza il morso. E che si inventano? Si inventano, facciamo una analisi, un esame della dentatura del busco, facciamo un esame della dentatura del busco per vedere se questa lesione al capezzolo è compatibile con la dentatura. Perché da che fosse morso, per loro era già accertato. Per loro era vangelo, è morso punto. Vediamo se questa abrasione, diciamo, può essere compatibile con la dentatura del busco. E qui cominciano le certezze scientifiche, perché chiaramente il busco viene esaminato esattamente nel 2008, sono 18 anni dopo. Chiunque di noi,
sulla propria bocca sa che in 18 anni la dittatura si trasforma. Vuoi perché c'è il bruxismo, vuoi perché c'è un'estrazione, vuoi perché diciamo, i denti si allargano, si separano e così dicendo. In 18 anni la dittatura subisce, e questo lo conosciamo tutti per esperienza personale, subisce dei mutamenti notevoli. Non abbiamo un'impronta del dittatore del Busco del 1990. E che cosa succede? C'è una trasmissione televisiva, Telefono Giallo, dove il Busco viene intervistato. Si estrapola un fotogramma di questa trasmissione dove c'è, appare la dentatura inferiore di Busco. La dentatura inferiore di Busco presa da una fotografia di conseguenza non tridimensionale è il termine di paragone su cui andare ad effettuare l'analisi della dentatura del Busco del 2008. E questi sono i metodi scientifici. E allora quello che poteva essere probabilmente un morso diventa certamente un morso, e quando i pubblici ministeri pongono i quesiti a tre geni della dottoriatria, e possiamo dirlo, Dionisi, Candida e Moriani, che poi si distinse per un altro processo, Moriani, se vuoi ve ne parlo dopo, Moriani medico legale, diciamo, viene posto il quesito dicendo esaminate la lesione, esaminate la dentatura e vedere se questa dentatura è compatibile con l'arcata inferiore di Busco particolarmente caratterizzato in morso. Di conseguenza quello che poteva essere un morso diventa un morso con certezza, diventa un morso inferto con la dentatura inferiore del Busco, che era l'unica che poteva essere presa a paragone da quel fotogramma. L'innamoramento della tesi del pubblico ministero. Di che cosa stiamo parlando? All'innamoramento della tesi, io ho avanzato un'ipotesi che penso possa essere abbastanza logica e credibile. L'ipotesi residuale. Ora, nel corso di 15 anni, di 16 anni, hanno Mila incarcerato Paragoli. Sì, sì. Prima hanno incarcerato Paragoli, accusandolo di omicidio. Dopodiché se la prendono con Federico Valle, mettendo insieme Paragoli come accusato di favoreggiamento. E questi sono quelli che sono arrivati al processo o comunque in galera, ma ce ne sono state anche un'altra marea di intervistati. Per esempio, si è perseguita la pista del videotape, dovuta a quel famoso disegnino. E si è addirittura indagato un nipote di Fanfani, un nipote di Amintore Fanfani, perché era il famoso fioraio, quello che andava a portare i fiori sulla tomba di Simonetta. E ci si pone il problema, chi è che porta i fiori? Ed era questo ragazzo che sicuramente non era molto composto su, diciamo, che voleva fare una tragedia teatrale sul problema, no? E di conseguenza andava a trarre ispirazione sul sepolcro di Simonetta. Hanno fatto delle indagini a 360 gradi, hanno avuto sospetti su tutto, non hanno trovato niente. E allora l'ipotesi residuale. Non è stato Paolo, non è stato Pietro, non è stato Giovanni, non può essere che Busco. Per forza di cose, quando non ci si trova, per forza di cose. Passiamo la parola al professore. Professore. Io. Una domanda, professore, da allieva, proprio, dal suo allieva. La patologia della relazione in questo caso c'entra? Ma c'entra in termini molto generali, nel senso che l'assassino in questo caso ha dimostrato di non essere in grado di gestire una relazione normale, anche se diciamo rivolta a torbidi conseguenze. Quindi ha ucciso una poveretta senza nessuna ragione solida, pratica, ma trascinato un po' dalla sua ansia, dalla sua emotività e dal fatto che non c'era nessuno, quindi poteva facilmente
elude quelle che sono state le indagini che abbiamo visto estremamente superficiali e prive di qualunque connessione logica fatte dalla polizia. Dal corpo di Simonetta, professore, che cosa le dice lei guardando quel corpo? Come lo rappresenta? Guardando quel corpo e le ferite che sono state prodotte, si evince che l'assassino l'ha colpita con furia, come se volesse spegnere la vita, e quindi in tutte aree importanti, diciamo che su 29 coltellate ce n'erano, la maggior parte erano mortali, quindi Simonetta è stata colpita subito, direi nella zona cardiaca, subito in quella zona lì, e poi nelle altre zone che hanno rappresentato un pochino il, come vogliamo dire, una sorta di vincita, o di, chiamiamolo tra virgolette, premio per l'assassino, il quale l'ha colpita sugli occhi perché non voleva essere riconosciuto, non voleva che la stessa vittima potesse essere una sorta di testimone del suo fallimento. E, è ovvio che l'assassino è stato compiuto a scopo di stupro, ma in una sorta di stupro particolare, laddove le evidenze che abbiamo ci dimostrano che Simonetta Cesaroni a un certo punto aveva ceduto a questa richiesta pur di evitare conseguenze che poteva immaginare peggiori, e non si è resa conto che invece l'assassino non ce l'ha fatta a stuprarla, proprio perché questa ragazza non si era opposta in maniera violenta, e quindi era venuta meno la sua libido che forse qualche anno prima c'era, ma al momento in cui è avvenuto l'omicidio non c'era più, e di cui l'assassino non aveva tenuto conto. Ora, questo tipo di omicidio è un omicidio che noi diciamo tipico di Santa Maria Goretti, perché voi ricordate che nel 1903 Santa Maria Goretti venne uccisa da un signore che abitava vicino a lei e che tentò di stuprarla e non ce la fece anche lui, e l'uccise. Questo fatto di uccidere è un femminicidio molto particolare, che avviene appunto quando la vittima non ti dà la soddisfazione di urlare, piangere e pregarti in ginocchio. Questo è un fatto drammatico, perché colui che ha ucciso Simonetta Cesaroni l'ha uccisa prendendo probabilmente un tagliacarta che era sulla scrivania che aveva a fianco, e colpendola con questo tagliacarta, che poi non si è trovato, ci ha avuto varie vicende. E il problema è per questo, purtroppo io ce l'ho con i magistrati, non tutti naturalmente, ma una buona parte, e ce l'ho anche con i poliziotti per lo stesso motivo, perché medici legali non ne parliamo, in particolare i giornalisti, diciamo, ripetere, dicono quello che gli passa veramente, ma il medico legale, Elena Prada in particolare,
una cosa da cui venne colpito, ora normalmente, ecco, io ho fatto medicina e quando l'esame di medicina legale ti domandano l'orario della morte, se tu non mi dici prima cosa il termometro, te cacciano via e ti bocciano. Invece nessuno di questi è stato mai bocciato perché nessuno di loro prende la temperatura nel caso in cui viene scoperto il cadavere. Ma anche oggi, quindi non soltanto allora, se ne fregano completamente e poi si devono arrampicare sugli specchi per capire più o meno quando è stata uccisa. Ora, nel caso specifico che si trova una donna uccisa in un contesto di questo tipo, che cosa immagina il medico legale, e in particolare che la Prada ha scritto, che questa donna si è ribellata e che questo orco di uomo ha lottato chissà quanto facendo sì che lei avesse ferite terribili e per ucciderla, avesse lottato con questa. Cioè lo stupro è visto come un'azione di violenza pura esercitata su un corpo che cerca di liberarsi in qualche modo. Questo qualche volta è vero, ma non è sempre vero, soprattutto oggi. E soprattutto prende in presuppone questa cosa che la ragazza fosse stata uccisa da un qualcuno che fosse andato lì su appuntamento e perché non il fidanzato o qualche altro, capito? Quindi una persona che avesse, senza minimamente pensare, per esempio il fidanzato non aveva nessun vantaggio ad andare in quel luogo e che il suo rapporto con Simonetta era un rapporto normale. E cercano sempre una lotta a coltello. Questa volta la lotta a coltello non c'era stata. Non solo, ma c'era stata un'altra cosa grave ed importante, che il sangue, la maggior parte del sangue che era venuta fuori da tutte queste ferite, era stata ripulita. Quindi questa stanza in qualche modo mostrava dei segni chiari di ripulimento. E allora, anche sulla base delle fotografie e del possibile itinerario seguito dagli abiti di Simonetta, convinse la polizia subito che il portiere aveva qualcosa da fare. Primo perché c'era una specie di buco nell'abito e secondo perché su lui solo poteva avere pulito in maniera professionale questa stanza. Questa cosa portò poi alla persecuzione del portiere, che però dimostrò facilmente che il sangue sui suoi abiti era il suo stesso perché aveva emorroidi, e fortunatamente venne in qualche modo liberato, ma con un lungo periodo. Professore, alla fine del libro ci troviamo di fronte ad una metafora di verità. Qual è la sua? La metafora di verità, chi legge il libro secondo me può abbastanza facilmente capire di chi si parla e del perché si parla di una determinata ipotesi. Io ho sempre detto che il nome dell'assassino di Via Poma non dovevano andare a cercare al Polo Nord e né con gli stratagemmi compiuti dalle forze di polizia, carabinieri e compagnia bella per individuare soggetti assolutamente innocenti, ma dovevano cercare all'interno dell'AIAC, all'interno di quell'ufficio dove Simonetta era andata a lavorare. E lo scopo era quello che abbiamo detto dello stupro, sicuramente. L'azione però non era avvenuta secondo quelli che erano i parametri evidenti dello stupro, ma un'azione più semplice. E
tenendo conto delle varie situazioni che poi sono emerse proprio nel processo successivo, nel processo di Raniero Busco, in cui si è venuto tra l'altro a scoprire che nella stanza dove è stato trovato il cadavere c'era addirittura l'agendina di telefono di Vanagore, che la polizia, che qualcuno ha trovato e ha portato, ha dato alla famiglia Cesaroni pensando che fosse di Cesaroni, mentre invece questi qui hanno visto che non era l'agendina della figlia e l'hanno portata alla polizia. Naturalmente non si sa niente di tutto questo perché è scomparso tutto. Ora, bisogna ricordarsi che il giorno prima di poter essere interrogato, sempre nel processo Busco, il Vanagore è stato ucciso, anche se i giornalisti, come ho detto, non ne hanno scritto che era un suicidio. Esatto, parlano di suicidio. Beh, io so con certezza che il suicidio non c'entra niente. Però anche lo dico, ecco, l'ho scritto nel libro, ma allora c'è qualcuno che è riuscito, probabilmente l'omicida, a fare in modo che Pierlino Vanagore non venisse interrogato. Perché? Perché Vanagore aveva molta paura e dopo tanti anni si sentiva perseguitato da questa cosa. E se fosse venuto a testimoniare, probabilmente, messo sotto angoscia ulteriore, avrebbe potuto dire qualcosa che non conciliava bene con l'interesse dell'assassino, che evidentemente Vanagore conosceva e conosceva bene, perché quello che lui ha fatto veramente la polizia, e probabilmente aveva lo scopo ultimo di far scomparire il cadavere, cosa che poteva essere pagata dall'assassino qualche lira, non molto, non immaginate molto. Quindi questa cosa è finita così. E io ho voluto parlarne in questi termini non tanto per la storia di Simonetta, che ormai è difficile che qualcuno possa ritrovare degli elementi di prova per prendersela con un nome preciso, però per far capire come questo modo di fare le indagini è ancora presente nella maggior parte dei delitti che rimangono irrisolti. Ricordatevi che c'è un solo modo in Italia per risolvere i delitti, che viene uno e ti dice chi è stato, uno spione, un pentito, qualcuno che te lo dice. Se non te lo dicono, la polizia non fa niente, perché ignorano perché non studiano, quelli che sono gli strumenti che la criminologia gli mette a disposizione. Grazie professore. Per concludere, così ognuno di voi potrà leggere questo libro. C'è una verità giudiziaria e una verità di morale. E a questo punto guardiamo un attimo, solo un minuto, un piccolo video. Grazie a tutti.